Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia, dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato, prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova. Ben ritrovati cari amici telespettatori a un nuovo appuntamento con Focus Agricoltura, trasmissione che Telemantova dedica al mondo agricolo. In questa puntata parleremo del DOP sulle materie prime, ma ancora di PSR. Andremo alla scoperta di un'azienda che alleva maiali allo stato semibrado e parleremo degli 80 anni di Confai. Entriamo subito nel vivo della puntata. DOP sulle materie prime, sentiamo. Il latte italiano, ma anche tutti gli altri prodotti made in Italy, continuano ad essere messi a confronto con quelli prodotti negli altri paesi, anche se le differenze, soprattutto a livello di controllo e certificazione di sicurezza agroalimentare, sono tante. Nonostante le imitazioni, i prodotti DOP sono quelli un po' più protetti, per questo c'è chi propone una DOP anche sulle materie prime e non solo sui prodotti finiti. DOP sulle materie prime, come ad esempio sul latte, può essere una soluzione? Ma tutto può essere una soluzione, ma non è, ha una tempistica che non è immediata. Noi oggi facciamo i conti con una realtà che o risolve parte di questi problemi nei prossimi 3-6 mesi oppure non sarà più in grado di recuperare per molte aziende. Quindi se dovessimo anche arrivare fra 2 anni a avere una DOP del latte o una forma di etichettatura molto evoluta, bisogna capire quante aziende sono sopravvissute nel frattempo. Io mi pongo questo problema, il mio problema sono le aziende domani mattina, non fra 1 anno, fra 2 anni. Poi c'è anche quello, non significa non essere lungimiranti, però significa sapere e avere la consapevolezza che stiamo vivendo un'emergenza vera, che è sempre stata sottovalutata. L'onda lunga della crisi è arrivata molto lunga, è arrivata 8 anni dopo l'agricoltura, ma ci è arrivata in modo devastante e quando è arrivata sembra quasi irreversibile. Altri comparti si sono risollevati, quello agricolo ha una dinamica talmente lenta che noi non abbiamo la percezione oggi che questo possa avvenire in tempi rapidi. PSR, l'altra sera un incontro, è un'opportunità per gli agricoltori o no? Qual è la posizione di Coldiretti? PSR è sempre un'opportunità, è sempre una cosa necessaria, perché andare a investire nel mondo agricolo è una cosa positiva e soprattutto si va a investire in un settore che oggi è ancora trainante, ma soprattutto che sta assorbendo forza lavoro, quindi è necessario mettere benzina in una macchina che sta andando. A volte fa sorridere quando si dice ma non ci sono risorse, ma se le risorse non le mettiamo nei settori che stanno andando bene o perlomeno assorbono persone per poter dare lavoro, credo che sia anche abbastanza ridicolo che non lo si voglia fare a parte di qualcuno. Quindi PSR è sempre una risorse e soprattutto serve per migliorare quelle aziende che decidono di investire e di andare avanti, perché in una fase di mercato difficile come questa non è facile avere tutte le risorse, poter fare investimenti e stare al passo del tempo. Tema dei contoterzisti, sempre parlando di PSR, loro dicevano non abbiamo dei finanziamenti, noi siamo quelli che potremmo in un certo senso investire, quindi aiutare molte aziende che da sole non potrebbero acquistare determinati tipi di macchinari, però non ci arrivano i finanziamenti, quindi non sappiamo fino a quando riusciremo a dare dei servizi. No, i servizi sono sempre in base a quelli che pagano gli agricoltori, quindi da questo punto di vista il problema non esiste. Indubbiamente è una tematica anche questa, tematica che però va ribadito, purtroppo se andiamo a dividere una torta che già è piccola anche con qualcun altro, credo che quella sia una categoria che abbia bisogno di servizi ad hoc e soprattutto di finanziamenti ad hoc. Quindi da questo punto di vista credo che la posizione anche nostra sia stata molto semplice: ciò che è del mondo agricolo deve rimanere nel mondo agricolo, quello che è il mondo industriale agromeccanico che abbia un filone per conto suo. PSR,
è un'opportunità per gli agricoltori? Assolutamente sì, l'abbiamo detto da subito, la nuova programmazione agricola comune svolge i filoni di finanziamento all'agricoltura su due pilastri, il primo pilastro quello della PAC vera e propria, quindi gli aiuti agli agricoltori, il secondo pilastro invece quello del piano di sviluppo rurale, quindi uno sviluppo di quelle che sono le nostre identità aziendali. Abbiamo molto apprezzato il lavoro di Regione Lombardia che si è battuta fino all'ultimo per far comprendere alla comunità europea che lo sviluppo rurale delle nostre aziende non deve essere inteso nel significato letterale del termine, ma deve essere uno sviluppo imprenditoriale di un'agricoltura intensiva che è frutto della nostra provincia. Il risultato ottenuto dalla provincia di Mantova e quindi non solo e soltanto dai soci di Confagricoltura è un risultato eccellente, vuol dire che qui si fa agricoltura, qui si cerca di investire anche e soprattutto in periodi di crisi. Io ho la speranza che la burocrazia che sta opprimendo le nostre aziende possa essere sempre più snellita anche con questi strumenti e soprattutto per la richiesta di questi contributi che Comunità Economica Europea tramite Regione Lombardia dà alle nostre aziende agricole. Credo sia opportuno e interessante puntare sull'aggregazione, sull'innovazione e sulla ricerca scientifica, tutti i termini che stanno comodamente dentro a ad un piano di sviluppo rurale interpretato come lo sta interpretando Regione Lombardia. Senza innovazione non si va da nessuna parte, non ci si può fermare. Beh, a Mantova questo ce l'hanno insegnato e continuiamo a insegnarlo da parecchio tempo. Credo e sono assolutamente convinto che lo strumento del piano di sviluppo rurale, quindi un contributo a innovare e migliorare quelle che sono non solo e soltanto le efficienze aziendali, ma soprattutto quelle che sono le migliori tecniche di coltivazione, di allevamento e di produzione delle nostre materie prime eccellenti, possano dar merito agli agricoltori non solo di poter svolgere un lavoro in modo ottimale, ma possono dar merito agli agricoltori di raggiungere un giusto reddito per quelle che sono le proprie produzioni. Si torna a parlare di glifosato e di inquinamento chimico dell'acqua. Dopo la questione nitrati, il mondo agricolo è di nuovo sotto accusa. In questi casi era come il fatto dei liquami, no? E degli azotati, queste cose. E si dà sempre la colpa, in Italia no, si cerca sempre di dare la colpa a qualcuno, e di solito si dà la colpa a chi è più debole. Quindi, come dicevo prima, no, sugli azotati si dava la colpa che per gli spandimenti dei liquami all'agricoltura, poi alla fine si è fatto questo studio e invece abbiamo visto che l'inquinamento derivava non solo dall'agricoltura, non una minima parte dall'agricoltura, ma buona parte dall'industria e dalle città. Dobbiamo pensare che se c'è questo inquinamento chimico, no? L'agricoltura usa prodotti chimici che gli viene, che sono consentiti dal Ministero della Salute. Da qui una richiesta, facciamo gli studi e cerchiamo di capire chi è che inquina senza puntare subito il dito contro l'agricoltura. Noi siamo sempre i primi a cercare di valorizzare il nostro territorio, cercarlo di tenerlo bene, perché se riusciamo a tenere bene il terreno sappiamo che produce. Ma poi dopo tutti i mezzi tecnici, cominciando dalla chimica, ci viene dato dalle autorizzazioni ministeriali, dall'industria e noi cerchiamo di produrre con questi. Non è che noi facciamo le sperimentazioni o no, verifichiamo alla fine chi inquina veramente di più o di meno. Ecco. Però non stiamo lì a dare la colpa a uno o l'altro, facciamo questi studi, verifichiamo e cerchiamo di inquinare il meno possibile tutti. Siamo a Roncoferraro in un'azienda che alleva maiali allo stato semibrado. È l'unica nella provincia di Mantova e una delle poche in Lombardia. Siamo con uno dei titolari. Matteo, come è nata questa idea? L'idea è nata dalla volontà di due soci, Francesco ed io, di cambiare un po' stile di vita. E quindi ci siamo
tra virgolette dico inventati, perché in realtà non abbiamo inventato nulla, è un'azienda dove, ecco, alleviamo suini allo stato semibrado. Abbiamo un po' copiato, scopiazzato da altre aziende a Parma e a Modena, ecco, dove diciamo nell'Emiliano si trova una normativa precisa sull'allevamento semibrado, cosa che invece non esiste sul Mantovano, dove abbiamo fatto un po' noi da apripista. L'allevamento è semibrado perché ha una recinzione, quindi uno spazio ben delimitato e un'integrazione alimentare. Il vantaggio di questo tipo di allevamento è che, essendo gli animali liberi di pascolare e autoregolarsi nel mangiare, anche la carne raggiunge una qualità superiore rispetto a quella degli allevamenti convenzionali. Diversi anche gli spazi. Qui a Testa i maiali hanno 400 metri quadrati di pascolo, in un allevamento tradizionale 1,5 metri a testa. Spazi maggiori spesso significa anche più difficoltà nel trasmettersi malattie. La vostra azienda c'è dal 2012, ma l'allevamento di fatto soltanto da un annetto. Si può fare qualche bilancio già di questo primo anno? Sì, abbiamo già imparato molto, ecco, noi sperimentiamo bene o male tutti i giorni, perché tutti i giorni siamo a stretto contatto con i maiali, e diciamo che loro ci insegnano molte, molte cose. Possiamo già avere dei buoni ritorni e dei riscontri positivi anche dagli ospiti dell'azienda, che riescono ad apprezzare la qualità del prodotto. Poche e semplici le necessità dell'allevamento: mangime composto da mais, orzo, crusca e una parte di soia, un bel pascolo dove scorrazzare liberi e una pozza di acqua potabile per trovare refrigerio e con il fango proteggersi da sole e parassiti. Che al centro ci fosse il benessere animale, Matteo e Francesco lo hanno dichiarato già nel nome. Nasce da un detto dialettale che è mettere al porca l'ora, che vuol dire mettere il maiale all'ombra. Quindi togliere il maiale da una situazione di stress, che può essere il sole, e mettendolo all'ombra, quindi a riparo e creando benessere per l'animale stesso. Veniva utilizzato, ecco, nell'antichità questo detto, quando una persona, ecco, da una situazione disagiata, come poteva essere una famiglia povera, andava a stare in una famiglia un po' più ricca, allora gli dicevano: a te messa al porca l'ora, quindi sei andato a stare meglio. C'è la distagionatura per i salami e agriturismo per completare il ciclo dall'allevamento alla tavola. A parte qualche processo che viene fatto all'esterno dell'azienda, si può dire che qua il ciclo è quasi completo. Sì, qui è proprio il posto dove facciamo godere i nostri visitatori con i nostri prodotti, tutti fatti con i nostri maiali al pascolo. Qui sopra di me ci sono delle bellissime pancette, delle gole stagionate, quindi guanciali e lardi. E oltre al salame mantovano, cerchiamo di rispettare la tradizione in tutti i prodotti che produciamo, di mettere i conservanti, come ad esempio l'unico che usiamo in certi prodotti è il salnitro, ne mettiamo pochissimo e solamente dove serve. Oltre ai prodotti che somministriamo ai visitatori, facciamo un mercato contadino il sabato mattina in città, sul lungo rio, e poi facciamo anche sedere i nostri visitatori, perché siamo un agriturismo con circa 30 posti pasto. Cosa si può trovare in agriturismo? Quali sono i piatti forti? Ma ovviamente quasi tutto a base di maiale, anche se riserviamo un'alternativa, almeno un'alternativa per i vegetariani o anche per i vegani, senza nessun problema. Però il piatto principe è ovviamente riso alla pilota con le costine che cucina Matteo per quasi 5 ore sulla stufa. Quindi voi avete incominciato, avete imparato a fare tutto, da levare i maiali, a cucinare, a fare tutto. Non siamo partiti da zero, qualcosina sapevamo, dai. Però ci proviamo. Ed ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ancora tante notizie. Non andate via. Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Ora parliamo degli 80 anni di Confai. Facciamo un bilancio e vediamo le prospettive.
80 anni di battaglie associative. Il 30 aprile 1936, davanti al notaio, nasceva il consorzio Trebbiatori. Sono cambiati i tempi, i nomi ed è cambiata l'agricoltura. Oggi Confai Mantova sfida la crisi del settore primario con l'azione delle imprese agromeccaniche verso la sostenibilità ambientale ed economica. Il crollo delle economie mondiali ha portato anche l'agricoltura a soffrire moltissimo. Noi agromeccanici siamo parte integrante dell'agricoltura e quindi la sofferenza anche nelle nostre aziende si è evidenziata. 80 anni sono tanti, sono pochi forse per una categoria, ma la nostra dinamicità è data da un continuo volere innovarsi. In provincia di Mantova le 239 aziende contoterzistiche generano un fatturato di oltre 120 milioni di euro. Continuano pur in un sistema che non li assiste sostanzialmente ad investire sull'innovazione tecnologica, sulla ricerca, su tutto quello che serve per emancipare un mondo agricolo che sta segnando il passo. Da qui il messaggio alla politica nazionale per superare la vecchia inclusione dei contoterzisti nel comparto artigianale anziché in quello agricolo. Un segnale di apertura è arrivato da Regione Lombardia con l'istituzione dell'albo. Siamo in una fase di grande trasformazione, passiamo dalla fase in cui si producevano commodities e le si mandavano in giro per il mondo, alla fase in cui le commodities dal mondo le mandano qua. Il nostro inserimento nel comparto nazionale agricolo sarebbe non la ciliegina sulla torta, ma la conclusione di un percorso per favorire quello che il governo, le istituzioni, la comunità europea ci chiede. Speriamo che le nostre aziende, prima di tutto agricole e poi anche di servizi, riescano a superare questo impasse. La grandine, le piogge torrenziali di sabato 14 maggio che hanno colpito la provincia di Mantova hanno creato danni soprattutto nell'alto mantovano tra Solferino e Cavriana e nel territorio di Castiglione delle Stiviere. A dirlo Coldiretti, che ha fatto una stima dei danni. I 20 minuti di grandine e forte vento hanno infierito sui cereali come mais, orzo e frumento, sulla vite, sui frutteti, l'erba medica e le colture in pieno campo, con perdite dal 50 al 90% della produzione. Danni a pomodori, insalate e melone anche nella zona di Guidizzolo, dove sono scesi fino a 60 mm di acqua in 30 minuti. Danneggiati anche una cinquantina di ettari tra frutteti, frumento e melone nel Viadanese, mentre nel basso mantovano sono stati segnalati danni sulla vite, le pere e i pomodori. Tra le zone più colpite Magnacavallo e Poggio Rusco in primis, dove nelle frazioni di Dragoncello e Stopparo sono stati danneggiati più di 50 ettari di angurie appena scoperchiate e 60 ettari di pomodoro. Il contratto di Fiume Mincio è approdata alla sua fase attuativa, prima firma quella dell'assessore regionale all'ambiente Claudia Maria Terzi, a seguire quella di 45 enti e di 16 altri sottoscrittori privati, che dà avvio al percorso di programmazione negoziata che individua 59 interventi prioritari per gli habitat e per il territorio del fiume. L'operatività dell'accordo è emanata al Parco del Mincio in qualità di soggetto responsabile che parte con un 10% di risorse già disponibili, quasi 6 milioni di euro con i quali si svolgeranno interventi destinati a lasciare un contributo forte al miglioramento della qualità delle acque e degli habitat. Il piano di azione è strutturato in 9 aree tematiche ripartite in 59 attività ed è completato da un quadro finanziario complessivo che ammonta ad oltre 62 milioni di euro, dei quali oltre 56 milioni di euro da reperire attraverso una pianificazione nel tempo delle azioni necessarie da compiere da parte dei vari soggetti deputati. La sintesi del contratto di Fiume Mincio varato a Mantova sul sito del Parco del Mincio www.parcodelmincio.it. Si è tenuta sabato scorso l'assemblea ordinaria di Coldiretti Mantova, all'ordine del giorno non soltanto il passaggio formale dell'approvazione del bilancio 2015, ma anche un confronto sul futuro dell'organizzazione agricola, dai temi sindacali alla gestione dei servizi e una riflessione sul futuro della provincia mantovana, alla vigilia della tornata elettorale delle amministrative. Presentato un documento dedicato al buon governo del territorio con il quale Coldiretti intende porsi come interlocutore delle amministrazioni comunali che andranno a insediarsi nelle prossime elezioni.
Siamo una forza rappresentativa di una parte fondamentale del tessuto economico provinciale, spiega il presidente di Coldiretti Mantova Paolo Carra, e per questo desideriamo confrontarci con i futuri sindaci del territorio, nella speranza che sappiano ascoltare le richieste dei nostri imprenditori e di cogliere gli spunti che vogliamo offrire su agricoltura, ambiente e solidarietà. Regione Lombardia garantisce la continuità dei servizi in materia di caccia gestiti fino ad ora dalle province. Il nuovo sistema deve essere rodato, dovremmo adattare le procedure amministrative gestite sino a ieri dalle province ai meccanismi regionali. Ma la disponibilità a collaborare riscontrata da parte dei territori del mondo venatorio rende più agevole questo percorso. In questi giorni l'assessorato sta affrontando quelle che un tempo erano le integrazioni provinciali al calendario venatorio regionale. L'assessore Fava ha garantito che verranno rispettate le esigenze e le peculiarità dei singoli territori e che le decisioni saranno assunte garantendo concertazione con i portatori di interesse. E per questa puntata è davvero tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di sabato e sempre alle 21:15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Una produzione Telemantova in collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. Combustibili Farinato, prodotti petroliferi per l'agricoltura, l'autotrazione e il riscaldamento. Gasolio agricolo e lubrificanti. Esperienza, rapidità, puntualità nelle consegne e prezzi competitivi da 50 anni. Combustibili Farinato. A Casteldario, Mantova.